Grazie Presidente. Il voto di oggi in aula sul PEP, un prodotto pensionistico paneuropeo del terzo pilastro, ovvero addizionale integrativo rispetto alle pensioni pubbliche, è un voto di assoluta importanza. Sul versante finanziario i PEP possono offrire l'opportunità per incanalare il risparmio privato in investimenti produttivi, contribuendo così a stimolare la crescita economica e facendo così avanzare l'unione dei mercati dei capitali in maniera concreta. Sul fronte sociale, invece, i PEP possono giocare un ruolo importante nel contrastare il crescente fenomeno del divario pensionistico che affligge la nostra società. È tuttavia necessario che tali nuovi prodotti pensionistici siano di alta qualità, altamente competitivi e sufficientemente appetibili al pubblico. È bene che finalmente si istituisca uno strumento europeo utile al numero crescente di lavoratori, soprattutto tra i giovani che vivono e lavorano nell'Unione Europea al di fuori del loro paese d'origine, permettendo così loro di attivare un unico prodotto pensionistico complementare, senza dover ricongiungere i diversi periodi contributivi versati nei vari Stati membri. Devo tuttavia segnalare un serio elemento di criticità nel testo uscito dal trilogo, ovvero la mancanza di un ruolo adeguato per l'Autorità europea di vigilanza sulle assicurazioni e sulle pensioni professionali nella delicata fase di autorizzazione dei fornitori di PEP. Quindi credo che per far funzionare al meglio questo strumento sarà necessario fare aggiustamenti e modifiche in futuro. Grazie.